drammatico rapporto con la realtà, l'uomo contemporaneo, dopo la delusione di tante utopie, sente ancora la nostalgia dell'esperienza religiosa come cammino al vero. Maria Domenica Lazzari, con la sua vita caratterizzata da straordinari fenomeni mistici, ne costituisce un evidente e autorevole esempio. Nel XIX secolo, mentre avvenimenti politici e sociali stavano per sconvolgere l'Europa, Dio si faceva presente in uno sperduto villaggio del Trentino, Capriana in Val di Fiemme, scegliendo una fanciulla del popolo, Maria Domenica Lazzari, per farla partecipe della sua passione. Maria Domenica nacque il 16 marzo 1815, portò le stigmate per 14 anni, immobile nel suo letto di dolore, immagine di Gesù crocifisso e nutrita solo dell'Eucaristia settimanale, e morì a 33 anni in concetto di santità il 4 aprile 1848. La più recente biografia di Maria Domenica Lazzari, scritta dal gesuita padre Guido Sommavilla, è stata presentata nel 1998 al meeting internazionale per l'amicizia tra i popoli, che aveva per titolo La vita non è sogno. Nello scritto su questo tema dell'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinal Angelo Sodano, viene posto in evidenza il male profondo del nostro tempo, quella crisi del senso della realtà che si traduce in crisi del rapporto dell'uomo con essa. Partendo dall'erroneo presupposto positivista che la certezza debba essere identificata con l'esattezza delle scienze positive, con ciò che è misurabile e sperimentabile, la ragione scientifica ha avuto spesso la pretesa di decidere di cosa si possa essere certi, ossia in che cosa consista il reale, diventando così incapace di illuminare vasti campi dell'esperienza umana. La realtà, infatti, va oltre i confini della misura adottata, tant'è vero che l'uomo non può rinunciare alla sete che lo spinge verso l'assoluto. In questi ultimi due secoli, conclude il cardinal Sodano, la nostra coscienza è stata spesso ferita da dottrine che hanno escluso ogni possibilità di comunicazione con il mistero delle cose. Tuttavia, interrogata con sincerità, la realtà non tradisce le attese dell'uomo e si dimostra viva, eloquente e significativa. Si rivela quindi come segno di colui che l'ha creata e come cifra dell'autentico significato dell'esistenza. Cristo è la via che conduce alla realtà ultima. Cristo sostiene lo slancio dell'uomo che, se fosse lasciato alle sue sole forze, finirebbe per arrogarsi il diritto di piegare la realtà al proprio disegno, rendendola in tal modo muta rispetto alle proprie domande. Il Figlio di Dio, venuto nel mondo, ha risolto il disagio dell'uomo, abolendo la sua alienazione, perché la vita è Cristo e la realtà trova il suo senso pieno solo in Cristo. La vita di Maria Domenica Lazzari ce ne fornisce una chiara testimonianza. Maria Domenica Lazzari, la sua sequela di Cristo. Era conscia di essere un nulla di fronte al tutto di Dio. Viveva costantemente immersa in Dio. La sua preghiera era costante e fervorosa. Si univa spiritualmente e visivamente alla Santa Messa che si celebrava nella chiesa della parrocchia, benché costretta a letto. Considerava la Santa Messa l'apice dell'esperienza cristiana. Si nutriva unicamente della Santa Eucaristia negli ultimi 14 anni, durante i quali era cessata in modo completo l'attività nutritiva e il momento ristoratore del sonno. Possedeva doni carismatici, predisse la sua stessa morte. La sua fama di santità era largamente riconosciuta. Dopo la sua morte cadde in oblio, ma, come lei stessa predisse, in questi ultimi anni riemerse e si diffuse. Nella diocesi di Trento è iniziato il cammino che condurrà alla futura canonizzazione. Maria Domenica Lazzari, le sue virtù eroiche. È vissuta nel suo tempo, nel suo quotidiano, nelle sue vicende storiche, cogliendo in tutto questo l'eterno, il valore della vita e il prodigioso disegno di Dio. Con tutta semplicità e serenità si è aperta alla chiamata di Cristo, alla compartecipazione della sua sofferenza, della sua passione e morte proiettata verso la risurrezione. Ha assunto in sé, nella sua anima e nel suo corpo, l'esperienza della flagellazione, della crocifissione di Gesù. Il suo corpo era un'autentica sindone della sofferenza del Cristo. Aveva un animo semplice, era lontana da ogni minima ostentazione della sua particolare esperienza mistica.
l'ha vissuta in tutta umiltà e nascondimento. Richiese sempre una illuminata direzione spirituale per essere in grado di cogliere la vera volontà di Dio nella sua vita quotidiana e nelle sue esperienze mistiche. Dal diario di Don Antonio Eccel. Citiamo alcune commoventi frasi di Maria Domenica, riportate nel diario di Don Antonio Eccel, il cappellano di Capriana, che per primo fu sua guida spirituale, 1835. La mia sofferenza non cessa mai. Sto distesa giorno e notte sulla croce del Redentore. Di sollievo mi è solo la coscienza che soffro sulla croce per Cristo, crocifissa con Lui. La mia sola felicità terrena è la Santa Comunione, riposo nel mio Cristo, soffrire è la mia salute. Attraverso una fede semplice, Maria Domenica era l'espressione visiva e tangibile del Cristo sofferente crocifisso. Associandosi a Lui in tutto, diveniva segno evidente di oblazione a Dio Padre, immergendosi così nel mistero divino di salvezza. Il professor Weiland, docente di storia presso l'École Normale de la Moselle, pubblicò nel 1844 su un giornale di Parigi un articolo dal titolo «Parallelismo tra il Cristo sofferente e Domenica Lazzari, la dolorata di Capriana». L'autore si chiede quale messaggio, ad esempio, può dare questa rassomiglianza della discepola con il maestro a noi che viviamo in questa società francese ed europea che sembra privilegiare il fare più che il contemplare. Dall'immobilità fisica che il mondo contemporaneo considera come un'inefficienza e un'impossibilità a produrre, confondendo la felicità con la salute e la ricchezza materiale, proviene un messaggio di fede, di accettazione umile di quanto il buon Dio dispone. La sola vera ricchezza per l'uomo è fare la sua volontà. La più grande disgrazia è rimanere lontano dal suo amore e dalla sua pace. Maria Domenica Lazzari ha offerto al Signore la sua intera vita, diventato lei stessa punto di riferimento, preghiera e tramite presso Dio. Ciò che più ha stupito non è stato il suo patire, ma il suo modo docile di vivere la sofferenza, serenamente e gioiosamente offerta. Nel corso della sua vita piena di sofferenze, furono innumerevoli coloro che vennero da lei e dopo la sua morte una innumerevole folla di bisognosi di aiuto si recarono alla sua tomba, che divenne famosa meta di pellegrinaggi. Tutta una serie straordinaria di grazie ricevute venne raccolta specialmente dal curato del luogo Don Simone Sommavilla, che fu in carica a Capriana dal 1897 al 1926. Come ha scritto Monsignor Gastone de Segur di Parigi, che con il fratello Conte Anatolio visitò Maria Domenica nell'estate del 1846, le anime costano il sangue di Gesù e la persona che intercede per loro non può dedicarsi alla loro salvezza se rifiuta di partecipare al caro prezzo della redenzione. È la preghiera dei giusti che salva la società e gli imperi, e la sofferenza accettata e offerta a Dio è la più potente preghiera. Sì, se il mondo vive e prospera, nonostante tutti i delitti e vizi che imbrattano la terra, è perché Dio accorda la grazia ai peccatori per le lacrime e le preghiere degli innocenti e dei santi, veri benefattori del genere umano, ignorati e disprezzati dal mondo, ma senza i quali il mondo non ci sarebbe più.